in questo periodo di crisi bar, ristoratori, baristi si trovano ad affrontare una tassazione nociva per le attività che vengono subissate da tasse continue e non solo da tasse continue, ma cambiamenti di tasse. Prendiamo semplicemente la Tares, che adesso è Tari, poi si unisce la Tasi, si unisce l'Imu, eccetera, eccetera. Sono tutte tasse che vengono ad inficiare l'attività, senza poi sapere effettivamente, cioè l'esercente non si trova poi a sapere effettivamente se ha pagato, quanto deve pagare, se e quando e quanto. Quindi insomma ci si trova in queste situazioni di confusione generale che non aiutano poi l'attività di impresa. Per quanto riguarda altre problematiche che si stanno affrontando in questo momento, la legislazione nazionale ha liberalizzato molte attività che sono simili alla somministrazione di alimenti e bevande, che però non hanno gli stessi obblighi. Quello che come federazione nazionale noi vogliamo dire anche alle istituzioni è stesso mercato, stesse regole, quindi non esiste che se io voglio aprire un ristorante devo sostenere dei costi, devo avere delle autorizzazioni, devo munirmi di licenze e quant'altro e magari chi fa la medesima attività a condizioni diverse viene avvantaggiato addirittura burocraticamente dalle stesse istituzioni, dallo stesso governo e anche dai comuni e dalle regioni locali. C'è una normativa sul lavoro che con la legge Fornero ha aggravato i costi e soprattutto ha ridotto la cosiddetta flessibilità in entrata. Quindi da questo punto di vista è importante che anche il governo con le riforme di cui tanto si sta parlando, Jobs Act o come vogliamo definirle, prenda mano. D'altro canto, alcune cose noi le vorremmo fare con il rinnovo del contratto di lavoro. Abbiamo avuto purtroppo una risposta finora dal sindacato che ha considerato irricevibili le nostre proposte. Ci auguriamo di poter riprendere il dialogo con le organizzazioni sindacali, perché riteniamo che anche dal punto di vista contrattuale il settore abbia bisogno di una normativa più semplice, più snella, di norme più adeguate ai tempi che possano in qualche modo favorire, soprattutto a partire da questo momento di crisi, un recupero da parte delle imprese.